Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Torniamo a Mitologia Moderna 101 in collaborazione con il solito Ilario Gobbi dei Miti del Tubo per parlare oggi di uno di quei manga che ha definito buona parte della mia vita in pratica. Oggi parliamo della mitologia, se così possiamo chiamarla, dell'opera omnia di Masashi Kishimoto. Oggi parliamo del mito interno al mondo di Naruto e del suo sequel, Boruto. Bando alle ciance e sigla! Prima di incominciare vi ricordo che ho scritto un libro, Il Destino di Loki, trovate il link in descrizione per recuperarlo sia in formato cartaceo che in formato Kindle. Trovate il link per il mio canale su Twitch, per tutte quante le mie pagine social, per tutte le pagine in cui donare qualche soldo e avere delle ricompense in cambio, come per esempio diventando miei patron. Trovate il link per lo storico di Topolinia, perché tra poco quest'anno uscirà il nuovo fumetto di Sortisia, scritto da me, Sortisia de Oscura numero 3, Squadra dei Cid. Quindi segnatevi il link dello store, perché tra un pochettino, tra qualche mese, uscirà anche il pre-order, quindi usciranno le robe, vi avviserò, eccetera, eccetera, eccetera. Trovate il link dello store delle magliette e il link per Pampling, store di magliette, scarpe, felpe, zaini, coprimascherine, caramelle, penne, con grafiche a tema nerd, codice sconto Grivit per avere il 20% di cashback su ogni vostro acquisto e un paio di calze in omaggio. Detto questo, ragazzuoli, vi ricordo che il video è scritto in collaborazione con il buon Ilario, quindi trovate in descrizione anche il link per il suo canale, iscrivetevi e seguitelo, ringraziandolo da parte mia per il contributo a questo video, che per fortuna anche in questa occasione è una roba che conosco abbastanza a memoria, tranne per alcuni dettagli circa ciò che viene narrato in Boruto o Boruto, opera che francamente mi ha stancato quando hanno operato il nerf più prepotente della storia del fumetto in generale mondiale degli ultimi 10 anni. La dimostrazione palese che gli sceneggiatori che non sanno gestire un personaggio con troppi poteri non devono fare gli sceneggiatori. Ovviamente, per descrivere un pochettino ciò che è più metafisico e anche l'ordinamento del mondo di Naruto, dovrò fare alcuni spoiler dell'opera, sia principale che del suo sequel. Però tendenzialmente non ci sono degli spoiler così tanto prepotenti sulla trama. Il manga è finito 10 anni fa, Naruto Bass, quindi non andatevene a fan... Ma anche per quanto riguarda i dettagli provenienti da Boruto, sono dettagli non troppo recenti, che sono molto di lore, non cambiano molto a livello della trama, non scenderemo nei dettagli nel copione di questo video, quindi è abbastanza spoiler free. Però ci sono degli spoiler anche pesanti sulle origini di certe cose interne e importanti nel mondo di Naruto, quindi siete avvisati. La cosa simpatica di Naruto è che, per spiegare la lore del mondo dove è ambientato il manga, dobbiamo cominciare dallo spazio, perché tutto ha inizio dal clan Otsutsuki, che è un clan di esseri umanoidi alieni, che anzi si sposta di pianeta in pianeta per prosciugare ogni mondo del suo chakra, della sua linfa vitale. Come fanno ciò? Tramite gli alberi sacri. L'albero sacro, l'albero divino, è nient'altro che una bestia da 10 code, la bestia decacoda, che è capace di innestarsi nel mondo e assumere per l'appunto le sembianze di uno strano albero, capace di risucchiare tutta la linfa energetica vitale dal pianeta per produrre determinati frutti. Frutti che i membri del clan Otsutsuki possono poi consumare per appropriarsi di tutta quell'energia e prolungare la loro vita praticamente immortale, oltre che per acquisire poteri incredibilmente elevati. Inoltre, le bestie a 10 code possiedono un'arte oculare particolare. Difatti, in Naruto esiste una particolare categoria di mutazioni genetiche / tecniche ninja, chiamate arti oculari, che prevedono la presenza nel corpo dell'utilizzatore di un occhio molto particolare, dei poteri magici, e qui parliamo dell'occhio che ha generato tutte le altre arti oculari presenti nel mondo di Naruto, praticamente. Le bestie decacoda possiedono quello che viene definito solo in alcuni databook, perché non c'è un nome ufficiale ovviamente nel manga,
di Rin e Sharingan. Il Rin e Sharingan, che è il progenitore delle più famose arti oculari che presenteremo più in là nel corso di questo video, ha la capacità di fare cose? Manipolazione della gravità, illusioni infinite che si vanno a riflettere sulle lune, assorbimento di poteri magici, attacchi di chakra, creazione di portali verso nuovi universi, spostamento spazio-temporale, distorsioni spazio-temporali, insomma, un altro po' e fa anche il caffè. Grazie al potere di questo occhio talmente pregno di energia e potere da sembrare l'occhio di Dio, gli Otsutsuki hanno ottenuto il potere, letteralmente la divinità, perché consumando il frutto delle bestie Decacoda e diventando un tutt'uno con questi esseri, in pratica, hanno la possibilità di risvegliare in loro stessi, quasi fosse un terzo occhio, effettivamente il Rin e Sharingan, pur essendo dotati loro stessi di un arto oculare che noi conosciamo bene nel mondo di Naruto, quello che è praticamente l'antenato del Byakugan. Gli Otsutsuki, diventati praticamente delle divinità, possono ancora di più prolungare la loro vita facendosi un bel backupino dei dati della loro coscienza da impiantare nel corpo di altri esseri viventi adatti a questo scopo tramite una sorta di sigillo chiamato karma. Il karma, pian piano, col passare del tempo, effettua una decompressione dei dati salvati in esso per fare in modo che la coscienza dello Otsutsuki e i suoi poteri e il suo patrimonio genetico vada a riscrivere quello del suo ospite, permettendo quindi una reincarnazione completa. Stabilito che il clan Otsutsuki va in giro per l'universo a fare cose che Saiyan, spostatevi, arriviamo agli Otsutsuki che arrivano nel mondo dove è ambientata l'avventura di Naruto e dei suoi avi e dei suoi successori. Arriviamo su questa terra in cui troviamo come emissari del clan Otsutsuki la principessa Kaguya e probabilmente un membro della sua famiglia di nome Ishiki. Fra i due non correrà buon sangue, Kaguya saccagnerà di botte Ishiki che sarà costretto a una reincarnazione forzata per sopravvivere, che poi troveremo nel sequel di Naruto Boruto. Kaguya cosa fa a questo punto? Più o meno quello che fanno tutti i membri del suo clan. La leggenda racconta che ci fosse già un albero divino sulla terra che si nutriva dell'essenza dei guerrieri caduti, degli autoctoni, degli esseri umani presenti nel mondo e che quindi aveva raccolto col passare degli anni una forza considerevole. 1000 anni prima dell'inizio delle avventure di Naruto, Kaguya coglie il frutto di quest'albero divino, la cui consumazione era ovviamente proibita, e fa suo il potere raccolto da questo albero nel corso dei secoli. Kaguya ottenne accesso a un potere inimmaginabile, fu la prima effettivamente utilizzatrice del chakra, questa energia che fa sua la somma dell'energia spirituale e dell'energia fisica del singolo utilizzatore, impastando la quale si può ottenere accesso alla creazione di tecniche straordinarie, e divenne una vera e propria dea scesa dal cielo per dominare il mondo. Kaguya ebbe anche due figli, Otsutsuki Agoromo e Otsutsuki Hamura. Ora, Kaguya non era proprio buona come dea, sopportava gli esseri umani. Agoromo e Hamura invece erano abbastanza ben disposti nei confronti degli esseri viventi di quel mondo, nati tra l'altro in quel mondo. Erano stati i primi due veri esseri viventi nati con una riserva propria di chakra, essendo loro madre la prima creatura con del chakra in quel mondo, e decisero di condividere un po' del loro sapere, del loro potere, con il resto degli altri esseri umani, insegnando le vie del chakra per la prima volta, come strumento più che altro di pace per dare al genere umano un potere capace di riequilibrare una società perennemente in conflitto, tenuta sott'occhio da una forza soverchiante che era quella di Kaguya, più con la paura che con il rispetto e l'armonia. Ecco, a Kaguya questo non andò bene. Si fuse con l'albero divino che divenne praticamente la bestia di Decacoda, la assorbì dentro di sé diventando sostanzialmente una bestia terrificante capace di riassorbire a sé tutto il chakra tramite una particolare tecnica, lo Tsukuyomi infinito, un'illusione perfetta, in modo da addormentare tutte le persone al mondo in un'illusione continua e permettere all'albero divino di assorbire queste persone
e consumarle di tutto il chakra, di tutta la linfa vitale, in modo che fosse di nuovo solo Kaguya ad essere l'unico essere vivente capace di tali manipolazioni energetiche. Agoromo e Amura andarono a combattere quindi con la madre e alla fine la sigillarono. Agoromo, divenuto da colori in poi l'eremita dei sei sentieri, sigillò sua madre, divenuto ormai un tutt'uno con il Decacode e con l'albero divino in pratica, nel suo stesso corpo, diventando la prima forza portante, il primo Jinchūriki, ovvero un essere vivente che rinchiude in sé una creatura codata, capace di dare a lui una forza incredibile. È in questo momento, in pratica, che Goromo risveglia pienamente la sua arte oculare, il Rinnegan, una forma derivata probabilmente, ma è tutto molto confuso, dal Rin e Sharingan, capace di poteri incredibili, da una grande forza, da una grande resistenza all'utilizzatore, gli permette di assorbire colpi di chakra, di teletrasportarsi laddove è possibile, creare tecniche spazio-temporali, di manipolare la gravità in modo da creare fortissime spinte repulsive o attrattive, o addirittura sigillare interi corpi di bestie, come succede effettivamente nel caso del corpo della sua mammina, in centri gravitazionali che creano vere e proprie lune. Agoromo dedicò tutta la sua vita a insegnare la via del chakra agli altri esseri umani, divenendo una sorta di altra divinità in terra, molto più positiva. Lui è letteralmente il dio dei ninja. E sul finire della sua vita farà alcune scelte molto molto particolari. Sa che nella diffusione, nell'armonia degli utilizzatori del chakra c'è la chiave per la pace, ma sa anche che non sarà nel suo arco temporale, nella sua vita, possibile raggiungere questo obiettivo. Quindi si calma un attimo, prende il chakra della madre in punto di morte e smembra il Decacoda in 9 bestie codate, i Biju, o in italiano cercoteri. 9 bestie con un numero variabile di code da 1 a 9, di cui abbiamo parlato in un video vecchissimo. Sigillerà poi il corpo fisico privato di tutto il chakra, divenuto le 9 bestie codate, nella luna, creando la statua nota come il Gedo Mazo, e metterà a guardia di questo corpo senza linfa vitale suo fratello Amura, che si trasferirà sulla luna in pratica dopo aver seminato sulla terra qualche discendente. I discendenti di Amura, dotato come ogni membro del clan Otsutsuki dell'occhio particolare noto come Byakugan, sono i capostipiti del clan Hyuga, di cui fanno parte per esempio Hinata. Anche Agoromo però aveva 2 figli, 2 eredi, Asura e Indra. Il primo era nato con la prestanza fisica e il chakra particolarmente resistente e abbondante del padre. Era un idiota fatto e finito, ma aveva delle doti fisiche, una resistenza e una volontà incrollabili. Indra invece, che era il maggiore dei 2 fratelli, era nato con tutte le abilità magiche più potenti del padre. Aveva ereditato il Rinnegan, o meglio una sua forma pochettino particolare. Indra sarà il capostipite degli utilizzatori dello Sharingan, da lui discenderà il clan Uchiha. E ovviamente il punto è questo: fra Indra e Asura non correva mai, non era mai corso buon sangue. Quando verrà scelto il fratello minore sul maggiore, perché secondo Agoromo, in punto di morte, Asura era più capace di unificare le persone, aveva meglio capito la filosofia dietro la via del chakra, Indra si arrabbia ed è qui che ha inizio la rivalità eterna fra Indra e Asura. I due, uno armato di poteri magici e arti oculari incredibili, l'altro armato di pura resistenza fisica e forza di volontà, combatteranno, vedendo Asura prevalere sul fratello maggiore. Ma lo scontro non terminerà nella loro vita. I due continueranno sempre a reincarnarsi nel corso del tempo e perpetreranno la loro faida per l'eternità in pratica. E i loro discendenti, il clan Senju, nati con una riserva di chakra incredibile, con dei poteri veramente eccezionali legati soprattutto all'arte di manipolare la natura, il legno e la forza vitale, e il clan Uchiha, dotati del
terribile occhio, Sharingan. E poi ci stanno gli Hyuga, gli eredi di Omura, che hanno pure loro un terribile potere oculare, che poi nel manga tutti si sono scordati dopo 50 episodi in cui hanno sfrangiato i coglioni su quanto fosse pericoloso il Byakugan. Detto questo, la vera forza da considerare nel mondo di Naruto è il chakra, che è per l'appunto questa energia magica che mette insieme forza spirituale e forza fisica della persona, che permette all'utilizzatore di scagliare varie arti magiche o potenziare il proprio fisico. Questo chakra è la linfa vitale. Una persona privata del chakra, anche nel caso in cui non è che sia un ninja esperto o sappia utilizzare il ninjutsu, muore. È la sua forza vitale, punto. Il chakra di ogni persona ha natura diversa, legata più o meno a un elemento diverso. Per quanti ce ne siano di elementi speciali, che però non vengono mai veramente approfonditi nelle opere e anche nei databook, principalmente possiamo ricondurre la natura del chakra ai 5 elementi del sistema di Naruto: fuoco, acqua, terra, vento e fulmine. Impastare il chakra di questa o quella natura implica utilizzare tecniche che vanno a richiamare il potere di questi elementi. Ogni persona ha un'affinità a un chakra di tipo diverso e non è escluso che possa avere più affinità, come non è escluso che un ninja particolarmente bravo possa utilizzare tecniche di un chakra non particolarmente affine al proprio, ma che comunque abbia una sua utilità, una sua efficacia. Il terzo Hokage era famoso per avere imparato tutte le tecniche possibili e immaginabili, quindi poteva utilizzare il rilascio di tutte e cinque le nature del chakra. Questa energia vitale scorre in un sistema linfatico apposito presente nel corpo umano, che ha 361 chiusure e punti di sfogo che, se stimolati in una certa maniera, possono portare ovviamente alla loro chiusura e alla morte. Il rilascio del chakra e la sua manipolazione può basarsi sia sul suo elemento che sulla sua forma, creando veri e propri colpi di pura energia fisica oppure colpi innestati di puro potere elementare senza una forma vera e propria. E al chakra va raggiunta anche l'energia eremitica, un'energia che solo poche persone, per l'appunto gli eremiti, possono dominare, e che è letteralmente un'energia che tu vai a includere nel tuo corpo catturandola dall'ambiente esterno. Molto complicata da utilizzare, perché potrebbe portare uno squilibrio con il chakra interno e quindi portare a delle terribili mutazioni e morte, ma che permette poi all'utilizzatore di sbloccare uno status, appunto la modalità eremitica, che gli potenzia enormemente il fisico, le abilità per l'appunto puramente di forza bruta, ma anche le abilità magiche, la dominazione dell'energia magica nel ninjutsu e nel genjutsu. Le tecniche ninja si dividono principalmente in tre grandi branche: taijutsu, le arti marziali, ninjutsu, le arti magiche, e genjutsu, le arti illusorie. E poi ci sono alcune tecniche particolari che però prevedono l'utilizzo da parte di alcune persone che hanno un particolare patrimonio genetico, e queste sono le Kekkai Genkai, se non mi ricordo male, che sono le abilità innate di una persona che nasce con la possibilità di manipolare il chakra in maniera particolarissima e inconsueta, come l'arte del ghiaccio, l'arte della manipolazione delle ossa, ma anche le abilità oculari, i dojutsu, legati alla forma e alla genetica degli occhi presenti in Naruto e che sono molto molto importanti. Principalmente abbiamo il Rinnegan, quest'occhio che dona dei poteri praticamente simili a un dio al suo utilizzatore, ottenuto da Goromo, e dal Rinnegan sono derivate le arti oculari come le conosciamo oggi, perché i membri del clan Hyuga discendono ovviamente da Amura e quindi prendono la loro arte oculare pericolosissima dal clan Otsutsuki di base, e il Byakugan permette all'utilizzatore di avere una visione a 359 gradi e mezzo, hanno solo un piccolissimo punto cieco dietro la nuca e permettono di vedere i flussi di chakra all'interno del corpo dell'utilizzatore, dell'avversario. E poi abbiamo lo Sharingan, che è l'arte oculare per eccellenza, che sfrangia le balle per tutto il tempo del manga. Ogni 5 capitoli ha un power up. Lo Sharingan possiede la capacità di donare al suo utilizzatore una lieve precognizione, vede talmente velocemente da
permettere a chi ha quest'occhio di anticipare un po' le mosse dell'avversario, ha la capacità di castare dei potenti genjutsu, delle potenti illusioni, e man mano che si evolve diventa sempre più potente, sempre più utile per guidare e potenziare le mosse dell'utilizzatore, fino all'arrivo della sua evoluzione nel Mangekyo Sharingan, lo Sharingan caleidoscopico, che cambia nella forma, passando da un occhio semplice rosso con tre tomoe nell'iride a opere d'arte concettuali nell'iride, e che sblocca poteri incredibili che variano da utilizzatore a utilizzatore, ma che principalmente sono 5 tecniche che prendono il nome dalle 5 divinità Shinto più importanti: Amaterasu, del fuoco nero inarrestabile, Tsukuyomi, un'illusione invincibile, Susanoo, che è un'armatura di chakra che cresce attorno all'utilizzatore a mo' di Megazord, Izanagi e Izanami. Laddove il primo dovrebbe essere una tecnica che permette di sacrificare uno Sharingan per castare un'illusione che diventa realtà, e la seconda è la sorta di punizione per chi abusa dello Sharingan, in modo da rinchiudere la vittima in una sorta di loop temporale basato su un'illusione uditiva, olfattiva, tattile, difficilissima da rompere, finché la persona che non è sottoposta impara la lezione. Non ha un cazzo di senso, ma andiamo avanti. Queste abilità tendenzialmente le possono utilizzare solo chi è geneticamente predisposto, ma in Naruto vediamo benissimo come gente ruba occhi degli Uchiha e se li mette nel buco del culo in modo da ottenere il potere dello Sharingan, al prezzo però di averlo sempre attivo e quindi consumare costantemente chakra, oppure gente si prende pezzi di carne dai cadaveri, se li innesta nel corpo e possiede le loro Kekkai Genkai, come succede per esempio nel povero Yamato, a cui vengono ficcate di forza le cellule del primo Kage e incomincia a poter utilizzare anche lui l'arte del legno tipica del clan Senju. Così, te botto, in un universo del genere, in cui soprattutto al clan Uchiha i poteri cambiano ogni 5 capitoli e diventano sempre più devastanti per poi vederli nerfare con un kunai ficcato nell'occhio di violenza dal primo degli stronzi, io sta cosa non gliela perdono a chiunque ha scritto quel capitolo di Boruto, mi dispiace, i ninja sono letteralmente delle armi viventi, la pace non è arrivata come aveva previsto Hagoromo e gli scontri andranno avanti con tutte quante le reincarnazioni di Indra e Asura che dovranno scontrarsi fino a un punto di svolta che ovviamente arriverà durante la trama di Naruto, ma che non vi sto qui a spoilerare, con tanto di Kaguya che tornerà a fare danni e che anzi non ha mai smesso di fare danni nell'ombra, generando nel corso dei secoli un suo servitore oscuro che ha manipolato tutti per fare in modo che la dea coniglio venuta dalla luna finalmente tornasse in vita. In questo clima il mondo è un mondo pesantemente militarizzato, in cui 5 grandi nazioni legate ai 5 grandi elementi fondamentali che ospitano al loro interno dei ninja che vengono utilizzati come mercenari, come assassini, come guerrieri o anche come recuperatori di animali scomparsi. Difatti i villaggi ninja sono organizzati in modo che chiunque diventi un ninja viene suddiviso in una categoria diversa, in un rango diverso. Si parte dal Genin, che è lo studente dell'accademia appena promosso, a cui vengono affidate missioni triviali, al Chunin, che incomincia a poter comandare un gruppo di genin e non solo, e quindi partecipare a missioni un pochettino più importanti, per poi arrivare al Jonin, vero apice, punta di diamante del villaggio per quanto riguarda le missioni, e quindi gli verranno affidate le missioni più importanti, e tutti vengono coordinati dal Kage, che è il capo villaggio e che prende il suo vero nome a seconda del villaggio e della nazione in cui si trova. Le avventure dei nostri eroi si tengono prevalentemente nel villaggio della foglia, posta nella nazione del fuoco, nelle terre del fuoco, dove abbiamo la storia di altri due eredi di Asura e Indra, Ashirama Senju e Madara Uchiha, grandi esponenti dei loro rispettivi clan, che circa 100 anni prima, all'inizio delle avventure di Naruto, si ritrovano ad essere due clan rivali che però cercano di fare pace e fondano per l'appunto il primo vero villaggio ninja nella storia del mondo, dando un esempio per tutti gli altri villaggi.
Ma la rivalità fra le reincarnazioni di Indra e Asura continua anche in Madara e Ashirama. Ashirama, altro idiota che però diventa super potentissimo, e Madara, super genio che se la prende in quel posto. Madara che però scopre, manipolato dagli intenti maligni di Kaguya, la verità circa su chi è venuto prima di lui e cosa è successo, e quindi ha corso sempre per avere maggiore potere, arrivando ad atti turpi e terribili, fino a portare alla grande battaglia che ha definito la supremazia del clan Senju sul clan Uchiha, e il risentimento costante del clan Uchiha nei confronti del resto del mondo ninja e del villaggio della foglia in generale, arrivando poi alla situazione che abbiamo all'inizio di Naruto, con un Naruto inconsapevole erede del clan Senju da parte di mamma, circa, e Sasuke, che è l'ultimo rampolo del clan Uchiha, perché tutti gli altri sono stati sterminati dal fratello maggiore di Sasuke, Itachi, probabilmente sull'onda dell'odio seminata proprio da Madara. E qui hanno inizio le varie storie di Naruto. A questo punto vi lascio alla lettura del manga per saperne di più. Più o meno di lore dovrei aver spiegato tutto quanto quello che c'era da dire. Ovviamente non sono sceso nei dettagli di tutti e 45.000 i poteri del clan Uzumaki, del clan Uchiha, l'Inoshikacho, tutte quelle robe che io so a memoria. Quindi non mi sfidate, che se non l'ho detto in questo video è solo per brevità e sto video è venuto lunghissimo. Quindi non mi sfidate, le so a memoria tutte. Stronzi. Capite che quando vi prendo a parole, però ci scherzo, lo capite, giusto? Detto questo, ragazzi, io non posso far altro che invitarvi a leggere Naruto, che è bello. Il finale fa schifo. I nerf a Naruto e Sasuke sono terribili in Boruto, ma a me piace Bleach, quindi chi sono io per criticare? Anzi, non devo dovrei proprio starmi zitto. E ringrazio ancora una volta Ilario per aver fornito il copione di questo video. Andatelo a ringraziare da parte mia, trovate il link per il suo canale ovunque qui attorno. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Bye!